Premierato sì, premierato no, i costituzionalisti si dividono, così come il mondo della politica che nelle ultime ore in Senato ha perfino visto una rissa sfiorata fra 5 Stelle e Fratelli d'Italia. Il disegno di legge lascia più di qualche perplessità in merito all'elezione diretta del Presidente del Consiglio e alle limitazioni cui si sottoporrebbe invece il Quirinale. Gli equilibri, cardine della Costituzione, rischierebbero così di saltare. Sul premierato dobbiamo porre molta attenzione ad un'idea che è propria del costituzionalismo contemporaneo, perlomeno dei paesi di democrazia consolidata, che è quella degli equilibri costituzionali, i pesi e i contrappesi. E bisogna chiedersi se questa riforma è in questo asse oppure se è una riforma che può o in quanto tale crea squilibri istituzionali. Io da questo punto di vista ho qualche timore serio sul premierato. In occasione della festa della Repubblica di domenica prossima, Unicoop Firenze distribuirà gratuitamente 250.000 copie della Costituzione, un'opportunità per ribadire i suoi principi fondanti e i suoi valori. Crediamo che un'azione di conoscenza popolare e diffusa che come cooperativa possiamo fare, noi che siamo anche tutelati dall'articolo 45 che ci riconosce la finalità sociale, sia coerente a ciò che noi siamo. La Costituzione sarà regalata a soci e clienti fino alla giornata di sabato.